Storie di donne, storie di imprese, storie di soddisfazioni, sfide, sacrifici, storie che dimostrano che ce la possiamo fare. Ed è grande l'attenzione della Camera di Commercio Chieti Pescara per il mondo femminile, per l'imprenditoria femminile. Sono con il presidente della Camera di Commercio, Gennaro Strever, e la presidente del Comitato Imprenditoria Femminile, Luciana Ferrone. Parto da lei, presidente, che ha non solo voluto la ricostituzione del Comitato per l'imprenditoria femminile, ma anche destinato maggiori risorse. Allora, intanto io sono per l'imprenditoria in senso generale. In modo particolare in questo momento stiamo parlando dell'imprenditoria femminile e sono stato fortunato perché nella ricostituzione del comitato è andato al vertice un presidente molto attivo che io ringrazio, Luciana Ferrone, per quello che fa, perché è un vero imprenditore, a prescindere che sia donna o maschio. Sono tante le imprese in rosa, come si suol dire, nella Camera di Commercio Chieti Pescara? Ne sono tante, ma ancora poco, perché sono convinto che la donna in senso lato ha delle capacità enormi che sono ancora da utilizzare sul mondo imprenditoriale. Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile, Luciana Ferrone, belle parole sono state rivolte da Strever nei suoi confronti, lei è un'imprenditrice principalmente. Sì, ringrazio il nostro Presidente, è sempre stato molto vicino a questo Comitato, ci ha supportato in tutti i modi ed è proprio grazie a lui che possiamo fare e attivarci concretamente sul territorio. Abbiamo dato corso a numerosi impegni, a numerosi investimenti in termini proprio progettuali e stiamo portando avanti una politica di genere veramente molto costruttiva. E dunque come è nato questo format Narrazioni di Impresa? E il format è nato e voluto da noi, da questo comitato, per mettere in evidenza il nostro territorio e l'imprenditoria femminile. Quindi queste imprese racconteranno le loro storie, le loro avventure, come sono diventate imprese nel nostro territorio e quindi saranno anche da sprone per le altre donne che vogliono costituire un'impresa. Buonasera, sono D'Agostino Maurizia, ho un'attività di Tindo Lavanderia attiva sul mercato da circa 40 anni, io l'ho rilevata 25 anni fa. Molto importante per il nostro settore la formazione. Essendo un'attività composta da pochi addetti, da uno, due, massimo tre addetti, non si investe molte volte sulla formazione che è la base del crescere. Quando l'ho rilevata 25 anni fa la metodologia di lavoro, i tessuti erano completamente diversi. Oggi diventa sempre più complesso lavorare i tessuti perché sono materiali sempre un po' più scadenti. Quindi se non si fa formazione non si riesce a mandare avanti le attività. Mamma di tre figli, moglie, ci riesco, devo sempre ringraziare la mia famiglia. Loro mi seguono abbastanza anche quando faccio corsi o mi sposto fuori regione, loro mi accompagnano perché ho due ragazzi piccolini, quindi il grande oramai è grande, ma i piccoli mi seguono. Ho un marito che mi permette di crescere, purtroppo se non c'è l'appoggio della famiglia resta un po' difficile. Ci vuole un carattere molto determinato che una donna imprenditrice con la mentalità di imprenditrice dovrebbe avere. Sono organizzata che mi alzo anche alle 5, vado a lavorare, torni a casa, fai il pranzo ai ragazzi, oppure se non riesco perché ho troppo lavoro torna mio marito, ci organizziamo in questo modo. Loro sanno che durante la settimana su di me possono contare ben poco. Investire nella formazione perché pensare di fare formazione completamente gratuita è quasi impossibile, quindi investire anche su un corso di formazione, cioè pagare un perito tessile che
ti spiega alcune cose, alcuni materiali, alcuni prodotti. I momenti difficili per una donna è sicuramente quando hai figli, perché a livello, non prendiamo la maternità, non abbiamo nessun aiuto a livello proprio di burocrazia, quindi comunque ti alzi la mattina e vai al lavoro fino alla fine. Quando arrivi ad avere il bambino o la bambina, comunque prendi il bambino o la bambina e te la porti in attività. Tutte le mie colleghe e i figli sono cresciuti in attività, perché purtroppo questo è. Le soddisfazioni tantissime, perché già solo che ci sono da 25 anni, comunque ho clienti fidelizzati, quello qualcosa di particolare non mi viene in mente, perché comunque ci sono, se si lavora con professionalità si hanno le soddisfazioni. A tutte le mie colleghe voglio semplicemente dire di unirci il più possibile e di mantenere duro dopo questa pandemia, perché secondo me ce la faremo a venirne fuori. Io sono Daniela Giangreco e rappresento una società al femminile gestita in realtà da tre donne. Ci sono io e Daniela e ci sono anche Erika e Silvia. Siamo tre chimiche farmaciste e la nostra è un'azienda cosmetica. Ci troviamo a Chieti e dalle nostre iniziali prende il nome della nostra azienda, che si chiama SDE Cosmetic Lab. Siamo un'azienda cosmetica, ci occupiamo di ricerca e sviluppo e produzione di prodotti cosmetici skincare, ovvero tutti quei prodotti dedicati alla cura della pelle, del viso e del corpo. Siamo principalmente operiamo nel settore del private label, siamo conto terzisti e lavoriamo anche molto con i centri estetici. E abbiamo dato vita ad un marchio, un brand nostro dedicato alle donne, che si chiama Cosmetou. La sigla nasce appunto dalle nostre iniziali, Silvia, Daniela ed Erika. Tutte e tre farmaciste. L'azienda è nata in realtà nel 2016, quando noi tre lavoravamo insieme in quella che era la mia prima attività, una parafarmacia. E lavoravamo insieme nel laboratorio galenico. È lì che abbiamo scoperto di avere un sogno in comune, quello di creare prodotti, realizzare prodotti che rendessero felici le donne, perché poi fondamentalmente con lo skincare facciamo quello. E lì abbiamo capito che avevamo effettivamente tutte le carte in regola per poter realizzare questo sogno. Il segreto del nostro successo è una domanda alla quale mi piacerebbe rispondere dicendo che il segreto è nei prodotti che facciamo, ma sarei un po' scontata, insomma, e soprattutto non sto a noi dirlo, ma devono essere le donne contente, no? E credo che invece il segreto del nostro successo sia nella grande sintonia che abbiamo noi tre socie. E riusciamo a fare un grande lavoro di squadra, siamo molto affiatate tra di noi e ci contraddistingue un grande rispetto e molta stima l'una dell'altra. Devo dire che noi non ci siamo mai trovate a dover vivere situazioni discriminatorie, diciamo, rispetto al fatto di essere donne. E credo che un po' sia dovuto, non sia un po', magari anche solo un caso, ma credo che sia anche dovuto al fatto che noi come donne non ce li poniamo in primis noi nella nostra testa certi limiti, e quindi credo che questo atteggiamento porti anche chi si relaziona con noi ad avere un approccio assolutamente paritario. Il problem solving è quotidiano, quindi la donna ha queste risorse, non va in tilt, quindi ogni giorno
pronta assolutamente ad affrontare influenze, febbre, raffreddore, figli, mariti, casa, ci incastriamo. Circa 3 anni fa ci eravamo messe in mente che volevamo creare una, mettere su una rete vendita, perché oltre al conto terzi appunto abbiamo sempre portato avanti l'obiettivo di una distribuzione di un progetto nostro. Chiamammo un agente che tutte e tre conoscevamo, essendo insomma venendo da esperienze in farmacia, un agente papuaria molto noto, un uomo, e ci disse: levatevelo dalla testa, perché è proprio fuori dalla vostra portata mettere su una rete vendita. Questo aneddoto sinceramente un po' ci mise in crisi, no? È uno di quei momenti in cui c'è un momento di sconforto, di difficoltà. Provare sempre a inseguire i propri sogni e di approcciare con umiltà, perché nella vita ogni giorno non si smette mai di imparare, quindi la formazione è assolutamente fondamentale, e superare gli ostacoli e accogliere gli errori, perché sono un motivo per diventare più forti e mirare sempre insomma con coraggio al raggiungimento dei propri obiettivi.